Amici, oggi apriamo insieme un pacco gigante che mi è arrivato da Temu. Vediamo insieme cosa ho comprato, ma prima sigla. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene. Come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovo video unboxing, con un nuovissimo pacco con cose comprate da Temu. Ma prima di iniziare questo video ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel like, un pollice in su, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella perché tutti i giorni potete trovare nuovissimi video alle ore 14:30 e anche alle ore 18. Invito ad andare a visitare anche il mio sito www.yolandasweets.it dove potete trovare tantissime novità. Adesso apriamo questo pacco. All'interno ragazzi ci sono davvero tante tante cose. Sono molte cose che mi serviranno appunto per gli eventi. La prima cosa, credevo mi arrivassero sigillati diciamo senza aria. Invece no, mi sono arrivati così, beh forse meglio ancora. Credevo di averne comprato uno, invece a quanto pare ne ho comprati due. Allora, ho comprato questi due avocado, davvero molto 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 carini, che sono dei peluche. Guardate quanto sono carine questi piedini, guardate i piedini che carini. Abbiamo questo, un altro peluchetto. Mamma quanto è carino ragazzi questo, quasi quasi me lo tengo per me, troppo troppo bellino, Totoro. Ragazzi, Totoro, guardate quanto è bello! Apriamo prima i peluche, perché a quanto pare forse ne ho comprati 3, 4, non mi ricordo. Ebbene sì, è lei, è proprio lei. Allora, è una banana. È una banana. Ebbene sì, ragazzi, è una banana. Guardate quanto è bella. Adesso dovrei ovviamente sistemarla, devo un po' renderla cicciottosa. Guardate questa banana quanto è bella. I like bananas. Che bellina pure la fogliolina che sta qua, davvero super super carina. È anche abbastanza grandicella, quindi niente male, niente male. Mi piace tantissimo. Allora, cosa abbiamo poi qua? Questo per me ragazzi, questo per me, davvero super cute. Ho comprato un poggiatelefono, un poggiatelefono davvero molto carino. E dovrebbe essere questo qua, a forma di coniglietto. Ma stavo dicendo ci manca un pezzo. Stavo dicendo ci manca un pezzo perché qui ci sono queste manine, tra virgolette, dove si poggia appunto il cellulare. Qua invece va appunto messo il telefono. Davvero molto molto carino perché si alza pure e cioè puoi fare i video poggiando il telefono appunto così. Davvero molto bello, io l'ho scelto rosa. Vediamo in questa scatola invece cosa troviamo, con tutto scritto in cinese. Si è rotto? No, non si è rotto, meno male, meno male. Bellino. Abbiamo appunto sempre Totoro. Totoro però è una versione un po' più fake. Questo si aggancia qui e si appende nella stanzetta. My Beautiful Day. Ho questa campanella e Totoro in questione è questo. Questo l'ho comprato per me, ci sono anche acquisti per me ovviamente. Qua abbiamo ragazzi 350.000 cose, mamma mia, aiuto. Allora, ho comprato anche questo, che è un kit DIY, non so come, ma lo andremo a vedere. Che carino! Lo andremo a vedere in uno short, perché è davvero molto molto bellino. Però sono dei mini cibi, mini food. Poi qua cosa abbiamo? Qualcosa che si costruisce. Aspettate ragazzi, fatemi scaravo... Mamma mia, aiuto! Eccola qua, la busta di Temu, fatemi scaravoltare qui. Mamma mia! Quanta roba, non mi ricordavo. Allora, anche qui abbiamo dei mini cibi che si devono andare a montare. Poi ho comprato delle borsette davvero molto molto carine. Quante ne ho prese? Ne ho prese un po'. Non mi ricordavo di averne prese così tante. Ho comprato tutte queste borsettine. Ve ne voglio far vedere una. Ma quanto sono carine le borsettine in questione, che carine sono queste. Il problema è che molto male. Qua ci manca il laccetto. Ecco, qua ci manca il laccetto. Già una nota negativa. Molto negativa. Ragazzi, non ditemi che non ci sono i laccetti, perché veramente non ci posso credere. Non mi hanno messo i laccetti dentro alle borse. Ale, vediamo in quest'altra, ragazzi. Qua ci sta. Ma è...
Oh mamma mia! Ma è orribile! È orribile! Non era così il laccetto nella fotografia di Temu, era proprio una borsa tracolla molto molto più carina di quella che era comunque. A parte che qui non c'è, a prescindere da tutto, non hanno messo il laccetto rosa. Qui c'è, ma è orribile. Cioè, vi giuro, è praticamente un laccio delle scarpe. No, raga, è proprio brutto. Ne ho presi anche molti. Ho preso tre rosa, due bianchi e due neri. Tecnicamente si possono anche trasformare in realtà in portacose. Cioè, così, anche senza laccetto. Sono molto molto carini, a prescindere da tutto, vi devo dire la verità. Però ci sono rimasta male. Poi abbiamo uno squishy, che voi lo sapete, io ci faccio i video dove li rompo. È uno squishy super appiccicosissimo di questa cacchettina. Ora ancora ho preso questa, l'ho trovata per sbaglio in realtà su Temu, vi devo dire la verità. Ho comprato questa pochettina di Harry Potter. Molto 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 carina. La cosa che contraddistingue Temu è che comunque le cose le paghi poco, però la qualità ovviamente non è eccelsa, anzi è così così. Questa è di stoffa, di questo materiale un po' così. Comunque è la borsetta del cercatore del Quidditch, Seeker infatti. C'è il boccino d'oro, c'è la pluffa, c'è la scopa. Carina, qua dentro ovviamente ci si può mettere di tutto, tra cui anche i trucchi. Mi ho dimenticato, ho preso un'altra banana. Poi ho preso un cerchietto, non so se ce n'è solo uno. A quanto pare sì. Vabbè, volevo vedere come fosse. Per struccare, in realtà. Vediamo un pochettino. La cosa importante che volevo vedere è se perdesse peli. In realtà no, sembra che non perda peli. Oh, bellino! Ma me lo tengo. Quanto è carino, ragazzi! È bello resistente, ti schiaccia proprio le tempie. Comunque, molto carino questo gattino, mi piace. Allora, qui abbiamo una. Che cos'è? Vediamo. Ah, belli questi. Questi qua sono carini, me l'aspettavo più grande. Molto male, ragazzi. Cioè, questa è proprio un'apertura disastrosa. Me l'aspettavo un po' più grande. È una blind box. Di queste dove escono questi pupazzetti all'interno. D'altronde ci farò anche un video nei prossimi giorni di alcune blind box che ho comprato. Magari la apro insieme a voi in quel video. Poi ho comprato per me questa borsa. Io uso queste borse così per uscire un po' tutti i giorni. Sono comode in realtà. Allora, c'è questa borsa carina, cioè. Niente di che, la qualità è orribile, per quanto l'ho pagata, ossia 4 euro, non è niente di particolarmente entusiasmante, cioè diciamo che potrebbe andare, anche perché questa qua io la metto a tracolla, ok? Cioè la porto così, io la metto così. Allora, poi ho comprato un nuovo portafoglio per me. Allora, il portafoglio in realtà, quello che ho è originale di Sailor Moon. Si sta rovinando, infatti sono rimasta abbastanza male che si sta rovinando, ma purtroppo come tutte le cose si rovinano. E ho voluto comprare questo qui, carino, carino, di Topolino. Bellino però, devo dirvi la verità, spero che questo coso non si stacchi, va bene. Rosa, molto 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 bellino, è bello, grande, a me piacciono così i portafogli, ragazzi. Oh, bellissimo! Ok, bello bello capiente con tutte le carte dove puoi mettere i soldini. C'è anche questo che lo puoi. Ah, c'è anche questa maniglietta che la puoi mettere dove? Qui. Vabbè, non mi serve, però molto carino. Bello, qua puoi mettere i soldini spicci. Qui le carte, i soldi. Bello spazioso. Questo, che cos'è? È uno squishy. Non lo so, lo apriamo in uno short insieme. Lo apriremo in uno short insieme questo. E poi vi direte: Merry Christmas! Merry Christmas! Perché io questo ordine, ragazzi, l'ho fatto prima di Natale e mi è arrivato praticamente adesso. Merry Christmas! Allora, questa è una busta misteriosa dove all'interno dovrebbero uscirci cose, diciamo forse di cartoleria, dedicate comunque al Natale. E qua invece abbiamo. Una custodia kawaii per la Nintendo Switch. Allora, vediamo un po'. Molto carina. Bella, raga. Oh, guardate. Allora, è lilla con questo orsacchiotto. Davvero bellissimo.
Quanto è carino! Mi piaceva troppo. E questo per i controller. Questo per i controller. È rimasta, ragazzi, l'ultima cosa. Sicuramente qualcosa di vetro. Che cosa, cavoletti di Bruxelles, ho comprato? Dovrebbe essere una ciotola, sì, dove si cuociono anche le cose all'interno. Molto bellina perché qui ci sono due orsacchiotti. La cosa carina è che all'interno ci sono le bacchette e il cucchiaio. Ci sono parecchie cose che dovrò andare ad aprire insieme a voi in uno short, quindi lo provvederò. Grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, vi mando un bacione e un abbraccione e ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao ciao!